Dosta piccolo! Cosa ancora? Con un mamma già! Piccolo sanga! Yamelo! Ok, Junior che viene attaccato fa infuriare Gohan in questo modo. Non da solo chiudai in Kiva! Oh, ma se lui! Sugi no aite wa kisama ni suru to shiu. Intrigato da quel nuovo potere, Cell si getta contro Gohan. Non è ancora finita. Piccolo si intromette per proteggere Gohan, ma c'è solo un avversario agli occhi di Cell. Yamada! Shini! Senta che non sia pronto a utilizzare quel suo nuovo. Ma viene già sconfitto? Gohan! Nani o shite iru? Todome da! Sugu ni todome o sase! Mo todome o? Mada hayai yo, tosan. Quindi non ha imparato a controllare la sua rabbia. Gohan! Ok, ok. Glielo dice Junior. Daijoubu desu, Piccolo-san. Shun, ikari de atama no naka ga masshiro ni natta kedo, sugu ni shugyou no toki no koto omoidashite, geisei ni narimashita. そうか。よかった。セル、お前が目指していたのは最強なんだろ?それは僕に負けて叶わなくなった。だから諦めて降参してほしいんだ。ん?OK。L'invito di Gohan ad arrendersi fa solo infuriare Cell. Il mostro si getta in un attacco frenetico. Messo alle corde, Cell cambia strategia e inizia a gonfiarsi. Ha deciso di autodistruggersi e far esplodere l'intero pianeta. Prima che possa farlo, però, Goku usa il teletrasporto per portarlo sul pianeta di Deccaia. Il sacrificio di Goku salva la Terra, ma Cell ottiene un corpo ancora più forte e torna sul pianeta con il teletrasporto appena appreso. Gohan subisce una grave ferita, proteggendo Vegeta. Dosta! Sakihodo no namaiki na taido wa. Omotta ijou da. Cell no power up ga. Quando Watashiga Kisama o Nabri Gorosu Bakkana? Sa-saserga! Mata Kisama ka? Waza waza yarare ni kuru to wa aware da na. Nanto iware un wa, ore ni mo iji ga aru. Gohan! Ore no jikan o kasen! Sono aida ni tatanose! Hai! Ok. Ok, abbiamo uno scontro da finire con Cell per far guadagnare Deb a Gohan. Praticamente per riprendersi. Bello, il tuo attacco migliore, ma se non ho ancora fatto il mio attacco migliore, questo qui. Ha! Shep! Ha! Da!
Tra l'altro neanche siamo noi che dobbiamo sconfiggerlo, però ce la facciamo a fare guadagnare tempo a Gohan per riprendersi, dai. Ah, posso colpirlo con il cannone dell'anima speciale. Ma che fa? Questa domanda? Facciamo il cannone dell'anima speciale. Questo però non è quello forte che stiamo prima. Facciamo in un altro, dai. A punto dobbiamo finirlo con il cannone dell'anima speciale veramente. Adesso giro, nemmeno l'ho preso. Vediamo, vediamo. In teoria ce la riesco a finirla. Ok. Ok. Non... sopravvissuto lo stesso. Vabbè. Va bene. これ以上は俺では。あ、め。あ、め。すごい気だ。これならセルを。そうはさせんぞ。だ、ダメだ。ご飯の気と対等だな。せめてセルの気を。 今だ。やれ、ご飯。 E ho detto che sarebbe centrato Junior alla fine nella sconfitta di Cell. Ho detto. What the fuck? Daijoubu ka? Gohan. Hai, nan to ka. Demo oto-san ga 僕がセルに対して甘かったから。いや、きっと孫が戦っても同じような結末になっていただろう。相手を殺さず見逃そうとするその甘さも優しさも。その甘さがなければこうして俺は今。エヴェロ。エヴェロ。ピッコロさん。 Se non fosse per quelle ora non sarebbe. Guan, da davvero fantastico questo Woodif. Quindi continua a osservare lo scontro. いや、あんなもんじゃない。スーパーサイヤ人になった悟空の力はもっととてつもないはずだ。Mentre lo scontro prosegue, il virus cardiaco debilita Goku, che messo alle strette rischia di perdere la vita. Piccolo e gli altri cercano di intervenire per salvarlo, ma l'android numero 20 sbarra loro la strada. La situazione viene salvata da un intervento inaspettato, quello di Vegeta. Vegeta usa la sua strabiliante potenza per distruggere C-19, tuttavia numero 20 riesce a fuggire. Porca!
これでは仲間を呼べまい。ではエネルギーをいただくぞ。ごはん来てくれ、すぐだ人造人間が。エネルギーは残りわずかだぞ。このまま死んでしまえ。何？なぜだ？あいつに見つかるわけは。俺にやらせろベジータ、絶対に手を出すな。すると、ベジータに。何をごちゃごちゃと言っている。さあ、来るがいい。終わりだ。くたばれ。待たせたな。覚悟はいいか。魔漢光殺法。これでとどめだ。爆力魔。さあ来るがいい。調子に乗るなよ。待たせたな。隠れおったか。終わりだ。くたばれ。終わりだ。ほっじゃはっ、無駄だ。貴様には勝ち目がないぞ。そこじゃ。はへほっへしゃっはっじゃはっしゃっはっしゃっはっじゃ計算どおりだ。さあ来るがいい。もらった。とどめだ。爆撃魔。Piccolo dimostra la sua superiorità all'androide 20, che però sfrutta la prima occasione utile per fuggire. Viene poi alla luce che l'androide 20 è in realtà Dottor Gelo, uno scienziato appartenente all'esercito del Red Ribbon. Dopo la sua fuga, il Dottor Gelo riattiva gli androidi 16, 17 e 18. Potenziandosi e fondendosi con il Supremo, in quel momento uno strano mostro appare sulla Terra. Piccolo si dirige verso la creatura che emana un'energia terrificante. Ecco, ok. E qui affrontiamo Cell. Yeah!
OK. 貴様に吸収される前にぜひ聞かせてくれ。貴様は何者なのだ。私の名はセロ。ドクター・ゲロが使っていたコンピューターから生み出された人造人間だ。またドクター・ゲロか。私が完全体になるには人間どもの生体 X の吸収だけでは足りないのだ。ある二つの重要な特殊生命体を合体させる必要がある。特殊生命体だと、一体それは何だと言うんだ。ドクター・ゲロの作り出した人造人間17号と18号だ。コンピューターはこうも言っていたぞ。完全体になれば想像を絶するような恐ろしい力を手中にできると。すまなかったな。おかげで謎がすべて解けた。お前、話をさせるために完全体とやらにさせるわけにはいかんぞ。Piccolo mette le corde dell'avversario, ma se lui usa l'esplosione solare e fugge. Mentre Goku e Vegeta e gli altri si allenano nella stanza dello spirito del tempo, gli androidi raggiungono la Kamehameha in cerca di Goku. Il reinterrogatorio si fa sempre più pesante e rischia di sfociare in violenza. A quel punto, Piccolo li porta su un'isola deserta per combattere. Sa, kuru nara koi yo. Nani? Kurai! Na! Kisama ni wa もう逃げ道がなくなったぞ。残念、惜しかったな。まだまだこれからだ。今度は本気でやらせてもらうぞ。激烈光弾。バカだ。全力で戦う。それだけ。ハグを振る。無駄だ。残念、惜しかった。さあ、黙らせてやる。そらそらそら。俺が上手だ。ねえ。ああ。だだだだだだだだだだ。くたまれ。枠を覆いだ。まだまだ。しまった。戦いに気を取られて、接近に気がつかなかったか。貴様の相手はこの俺だ。行くぞ。逃げろ17号。じゃあね。Piccolo riesce a fermare Cell, che assorbe gli androidi 17-18. E conquista il tanto desiderato corpo perfetto. Raggiunto il suo obiettivo, Cell organizza il Cell Game e invita chiunque voglia sfidarlo a presentarsi davanti a lui. Piccolo si allena insieme ai suoi amici,
in vista del cell game. Il tempo passa in fretta e il giorno del torneo finalmente arriva. Goku combatte per primo, seguito da suo figlio. Piccolo osserva Gohan a lottare. La rabbia provata per le ferite inflitte ai suoi amici fa risvegliare in Gohan un potere nascosto, permettendogli di schiacciare Cell. Il mostro ricorre quindi all'autodistruzione e Goku deve sacrificarsi. Cell si salva, ma dopo una lotta terribile, Gohan finalmente lo elimina. Piccolo capisce quanto Gohan sia cresciuto e migliorato e ne è molto fiero. Ok. Batti se le Android 17. Ah, non è in fretta, cioè poi sembra in fretta, mi sa, perché se no finisce il tempo. Combo. Ok, l'ho sconfitto. Non so neanche quanti ci ho messo. Core de Jamamono wa kieta na. E quindi adesso ci va a continuare lo scontro con Cigio 7. Ah, che succede? Comunque fatemi attaccare un attimo su Cigio 7 al massimo. Fuori ni shite yaru ka. Ok. Mada kore kara da zo. Ore no kachi da 17-go. Dopo aver sconfitto Cell, Piccolo riprende la battaglia con C17 e dimostra di essere in grado di tenere testa a qualsiasi avversario. Un colpo dopo l'altro danneggia gravemente C17 e infine gli assesta il colpo finale. 17号 o koko made oikomu nante yaru janai ka anta. Oboete oke. Son Goku o korosou to suru nara kono ore ga tachihadakaru to iu koto o na. 今日は妙な邪魔が入ったからな。孫悟空を殺すのはまた今度にするか。行くぞ。 16号 18号 Ah, stavolta ci sta di che è d'accordo. Sugoiya. Tatta 1 人 di Jinzou ningen tachi o oikaeshichau nante. Hitomatsu tasukatta ze. Ima no ora ja. あいつらにも苦戦しただろうかな。まだ安心はできんがな。あいつらはまたお前を探して現れるだろう。だからお前も修行を怠るなよ、ご飯。はい。セルの脅威、そして一時的ではあるが、人造人間たちを打ち倒すことができ 次なる強敵に備えてご飯たちと修行を続けるのだった。 Ho deciso di mettere come parte finale del video, visto che in questo episodio o in questi episodi, non so in che modo dividerò anche questa storia, concludiamo il mio Voltru di Dragon Ball Sparking Zero. Mesi fa avevo già deciso di portare Voltru per provarci, non avevo mai provato a portare un Voltru sul canale e avevo intenzione di provare a portare il Voltru di questo gioco. Sono davvero divertito a provare a sbloccare tutti i what if e a vedere tutte le storie, perché in realtà c'è da dire che anche se possono sembrarvi simili un po' tutte, in realtà giocando dal punto di vista di determinati personaggi potete vedere
delle differenze molto grandi. Quindi mi sono divertito di questo gioco, il walkthrough completo sul mio canale. Ci sono riuscito, l'avevo progettato mesi fa, di fare questa cosa, ma non pensavo di riuscirci, perché effettivamente è una cosa è una cosa molto difficile per è una cosa molto difficile, diciamo, decidere di portare un walkthrough. Inizialmente avevo infatti pensato di fare due video al giorno, come in genere si fa con questo tipo di contenuti, si spinge il più possibile, diciamo. Poi ho cambiato idea perché mi sono accorto di quanto, almeno nel mio caso, sia difficile. Poi ci sono canali che naturalmente ci riescono, infatti nel momento in cui vedrete questo video la serie di Sparking Zero sarà finita sulla maggior parte dei canali, quelli lì che sono riusciti a pubblicare più episodi al giorno, che in realtà credo l'abbiano finita dopo una settimana dall'uscita del gioco, in cui sono riusciti a mettere un attimino tutte le storie. Ma a me va bene così, il mio obiettivo era riuscire a portare questo gioco completo sul mio canale. Sono contento di giocarci perché è davvero bello come gioco, sono contento di aver fatto la storia, sono contento di giocarci con gli amici perché, insomma, Budokai Tenkaichi era questo e Sparking Zero riesce ad esserlo. Alla fine fa niente se la maggior parte delle persone l'hanno già finito come gioco sui loro canali YouTube. Quello che mi importa è che anche io, proprio come volevo, sono riuscito a portare questo walkthrough. Ovviamente arriveranno nuovi video molto presto, perché abbiamo tante cose da vedere all'interno di questo gioco e soprattutto sono curiosissimo di scoprire le novità che arriveranno nei prossimi mesi riguardanti i futuri DLC, e sono curiosissimo di scoprire, e lo spero vivamente, se ci saranno modalità storie dedicate ai personaggi anche per i DLC. Ad esempio, per Super Hero potrebbero aggiungere una storia appunto su Gohan, diciamo. Insomma, sono curiosissimo di scoprire cosa hanno fatto per i futuri DLC all'interno di Dragon Ball Sparking Zero. Quindi arriveranno presto nuovi video, arriveranno presto novità su Dragon Ball Sparking Zero. Ma detto questo, ringrazio chi è riuscito a seguire la serie anche su questo canale. Lo so che in genere si seguono su quei canali che riescono a pubblicare 2-3 episodi al giorno, che riescono a spingere sul contenuto. Quindi ringrazio chi è riuscito a seguirla anche su questo. Tra l'altro, come dissi, diciamo, nei primi episodi, stavo appunto cercando di capire un attimino come gestire la pubblicazione appunto degli episodi di questo mio walkthrough, proprio perché non ne avevo mai fatto uno prima, e sono contento appunto di essere riuscito a portare Sparking Zero completo. Qui sul canale potete trovare quindi Sparking Zero completo, con tutta la storia di tutti i personaggi e tutti i what if di tutti i personaggi. Non è tanto il fatto che l'avranno già portato, ma è più il fatto che ci sono riuscito anche io a portarlo sul mio canale, ed era una decisione che avevo preso senza avere troppe speranze poi di riuscirci. Quindi niente, grazie tante per chi è riuscito a seguirla. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Dragon Ball Sparking Zero, in cui andremo a provare nuove cose qui sul gioco. Grazie per avermi seguito e ciao a tutti.